Direttore, è arrivata una vittoria un po' sudata, se vogliamo, con quei due gol nel primo tempo che hanno poi, sono poi stati legittimati da un Bocale che ha mostrato un gran bel gioco come di consueto, sfruttando nuovamente il fattore campo al meglio. Certo, quest'Acri però fino all'ultimo non ha mollato, merito a loro per aver tenuto botta fino alla fine. Sì, senza alcun dubbio, secondo me l'Acri è una squadra che non merita assolutamente l'ultimo posto, a meno di quello che ho visto finora. Mancano altre due squadre da vedere per quanto mi riguarda, che sono Bovellinese domenica in casa e l'Olympic che giocheremo a Rossano. Onestamente non lo vedo come ultima squadra, secondo me anche l'avvento in panchina del mister Andreoli e qualche altro acquisto azzeccato può darsi che li porterà fuori dalle secche. E per quanto ci riguarda, la struttura è sempre quella, la nostra, però pensa tu che abbiamo giocato senza ben 4-5 titolari e facciamo questi tre punti, li mettiamo in cantiere finché arrivi la sospirata salvezza il più presto possibile. Dopo quello che verrà, avverrà, per noi è tutto di guadagnato, sinceramente. Intanto mettiamo in mostra dei gioiellini, veramente in questo campionato d'eccellenze stanno facendo alla grande. Uno è Vojic, che ha fatto un gran gol di testa che tutti hanno visto, e dopo il 2002 Polimeni, che ha fatto una gara superba, così come l'aveva fatto già a Scalea la domenica prima. Comunque adesso ci sarà questa sfida contro la Bovallinese, ancora in casa, per un Bocale che in 7 gare casalinghe ne ha vinte 6, ha fatto 19 punti su 21, segnando 12 gol e rimanendo con la porta inviolata anche oggi. Acri pericoloso, però la difesa è stata davvero superba. Sì, l'Acri con orgoglio il secondo tempo si era buttato in avanti per la ricerca almeno del gol, che per fortuna è arrivato. Un grande Carmine Caputo e una grandissima difesa organizzata alla grande, come il mister fa durante la settimana, è riuscita ad essere inviolata per l'ennesima volta. E posso solo dirti che per quanto ci riguarda il Bovallino sarà una delle squadre più difficili che incontreremo, perché tutti vedono appunto che è una squadra solida e in difesa come noi prende pochissimi gol, prova ne sia appunto che nella classifica per quanto riguarda le rete subite è una delle più posizionate fra le migliori. Affronteremo col piglio penso anche la prossima gara, sapendo benissimo che il nostro campionato si sta costruendo soprattutto nelle partite casalinghe, come hai detto tu, e non è un caso che io l'ho sempre detto che un pareggio è una mezza sconfitta, mentre una vittoria è una vittoria, cioè nel senso i tre punti sono basilari a volte per andare avanti, mentre un pareggio magari lo farai a Corigliano, ti faccio un esempio, Reggio Med eccetera, è sempre ben accetto, però sicuramente ha valore molto meno di quello che è una vittoria con qualsiasi altra squadra. Mister, è arrivata un'altra sconfitta al termine di una prestazione in cui nella prima mezz'ora del primo tempo, fino al gol perlomeno, si era visto un gran bell'Acri, e anche nella ripresa comunque avete saputo tenere molta pressione sul Bocale e fino all'ultimo, nonostante ormai la partita stesse volgendo al termine, non avete mollato, avete continuato ad attaccare. Comunque una dimostrazione di carattere da parte di questa squadra. Mancano i punti adesso. Penso che hai detto tutto tu. Ci sono stati 30 minuti buoni del primo tempo dove abbiamo messo le corde anche il Bocale, che forse non si aspettava una partita così. Non è una buona squadra, peccato perché non siamo riusciti a sfruttare quelle occasioni che abbiamo creato, e non sono state poche neanche oggi. Il nostro problema purtroppo è lì, poi al minimo errore purtroppo l'avversario ci punisce oltremodo, quindi poi se vai a perdere 2-0 io penso che ci sia poco da dire. Peccato, ripeto, peccato perché la squadra non meritava, nel senso che dopo un primo tempo giocato abbastanza bene per lunghi tratti, trovarsi sul 2-0 onestamente è una mazzata enorme per una squadra giovane come la nostra. Conosciamo i problemi, li sappiamo da tempo e stiamo cercando di vedere se possiamo correre ai ripari inserendo qualche pedina al posto giusto.
Come carattere sì, il carattere comunque non ci ha abbandonato, nel senso che ci hanno creduto, anche le ultime occasioni verso la fine dimostrano che comunque la squadra è viva, la squadra dal punto di vista anche fisico comincia a stare abbastanza bene. Poi non dimentichiamo che oggi giocavano dal primo minuto due elementi che si sono aggregati da poco, quindi sicuramente poi con il passare delle settimane ci potranno dare una mano in più. Ecco, sicuramente proprio il mercato che si è aperto ieri, di cui abbiamo già visto due protagonisti quest'oggi, potrà dare una mano importante, comunque imprimere la svolta decisiva a quella che sarà la stagione dell'Acri. Ma deve essere per forza così, perché d'altronde la classifica dice tutto, quindi si ha bisogno di innesti importanti in alcuni, diciamo, ruoli che praticamente non ci fa magari esprimere come potremmo, perché come potenziale abbiamo anche del buon potenziale, soltanto che poi alla fine vince chi fa gol, quindi oggi il Bocale ha fatto due gol e è finita 2-0 per loro, c'è poco da dire, anche se diciamo che i gol sono frutto di errori da parte nostra, perché sia sul primo che sul secondo sono stati commessi due errori dal punto di vista di tattica individuale abbastanza gravi. Allora mister, è arrivato il quinto risultato utile di fila, l'ennesima vittoria casalinga, l'ennesima prestazione comunque di spessore contro un avversario, un Acri che la classifica dice è ultimo in classifica, però non sembrerebbe, perlomeno dal livello di difficoltà con la quale ha affrontato questa partita, fino all'ultimo ha tentato di colpire. Sono d'accordo con te, ho visto un Acri che secondo me non merita quella classifica. I primi 25 minuti, mezz'ora, hanno tenuto bene il campo, aggredivano bene, arrivavano prima sulla seconda palla, con quei due armati che c'erano in avanti, sono due grandi attaccanti, hanno fatto bene, ma anche nel secondo tempo sul 2-0 non hanno mai mollato, hanno cercato di fare gol, è stato bravissimo due volte Carmine Caputo, un'altra volta si è immolato sull'uomo che stava battendo a rete in tapine Pasquale, quindi devo fare complimenti all'Acri, ma complimenti anche ai miei, che nel momento opportuno hanno tirato fuori tutto quello che avevano dentro da tirare. E avete visto gente con maschera, gente con qualche infortunio, gente con la febbre, effettivamente sono da ammirare, perché questo sono il mio e l'orgoglio della società. Abbiamo un grande gruppo, da noi quando si vince vince il gruppo, quando si perde perde l'allenatore, è così. Però faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto veramente bene. Bocale che ha 22 punti, ci sono ancora due partite prima del giro di boa, certo per l'obiettivo salvezza che teoricamente è a 40 punti per essere tranquilli, beh, siamo sulla buona strada. Sì, ci mancano 18 punti, però ora abbiamo da giocare queste due partite qua con Bovalino che sarà un osso durissimo e con Arlossano che sarà un altro osso duro. Vedremo alla fine, da qui alla fine, adesso abbiamo, io l'ho detto ai ragazzi, abbiamo un meno torneo di tre partite. Vediamo quello che riusciremo a fare, quello che riusciamo a fare in queste tre partite e poi vedremo. Adesso insomma ci sarà questa finestra del mercato di dicembrino, la società è riunita perché chiaramente qualcosa faremo, senza però alterare quello che è l'equilibrio di questa squadra, l'equilibrio dello spogliatoio. Dovranno arrivare gente con serietà estrema, gente che ci tiene a fare parte di questa famiglia con orgoglio e con onore. Un'ultima battuta su Vojcic, che quest'oggi ha trovato con un gran gol la sua prima marcatura in eccellenza, grande protagonista l'anno scorso, anche quest'anno ha aspettato il suo turno, adesso sta facendo davvero bene. Intanto questo è l'esempio di chi lavora con serietà in educazione, questo è l'esempio di chi lavora con la sua educazione, con la sua serietà, di come la squadra, come i risultati si vedono. Sono strafelice per lui perché sta facendo bene, un ragazzo che si applica parecchio, un ragazzo che accetta i consigli, che si mette in discussione in continuazione, ha fatto bene bene bene, sono felice per lui, però deve continuare con l'impegno e con la serietà che ci sta mettendo. Sappiamo di avere dei ragazzi bravi e quindi al momento opportuno, quando sono chiamati, ci danno le risposte che ci aspettiamo. Bravo, bravo Ernest, ma bravi tutti. Oggi Ernest è bravo perché ha fatto il suo primo gol in eccellenza, quindi martedì deve portare i pasticcini, però sono contento soprattutto per i pasticcini, però dai,
Dai, una bella soddisfazione per la società che cura molto bene il settore giovanile, per i compagni, per lui e anche per me. Io per lui stravedo, lui lo sa, quindi io gli dico sempre che è il mio del suo figlio, per cui va bene così, dai. Allora, direttore, anche quest'oggi tornate a casa a mani vuote, l'ennesima sconfitta al termine di una prestazione comunque positiva da parte della squadra che perlomeno si è espressa bene, soprattutto prima di subire i gol nel primo tempo e poi un secondo tempo giocato a buon ritmo che però non ha portato, anche per un po' di sfortuna e bravura della difesa del Bocale, a quel gol che avrebbe riaperto la partita. Ma in tutte le domeniche è così, giochiamo bene però non riusciamo a concludere. In questa finestra di mercato siamo alla ricerca di un attaccante, una prima punta che cerca di inquadrare la porta, perché abbiamo un buon attaccante, perché l'altro è arrivato 2 giorni fa, ma di movimento, ma la porta la conoscono poco, sperando di trovare quello giusto e poi sperando che arrivino anche i risultati, perché ci gira anche un po' male, come lei ha detto, ogni domenica è la stessa cosa. Non è che usciamo a mani vuote con prestazioni negative, cioè le prestazioni le facciamo ma non arriva il risultato. Speriamo che con qualche correttivo in questa finestra di mercato possiamo metterci in moto per poter raggiungere i punti per la salvezza. Sicuramente il campionato e il destino dell'Agri sarà deciso da questo mese di dicembre, dunque da chi arriverà a dare una mano alla squadra? Ma il destino dell'Agri, diciamo che all'inizio è stato tutto un destino, per come è partita la stagione. Siamo partiti a mercato inoltrato, abbiamo preso quelle che abbiamo trovato. Avevamo puntato dei calciatori in questa prima finestra, ma purtroppo il mercato è quello che è. Poi si trova un accordo con alcune, poi dopo ci sono società che offrono di più e quindi hanno preso altre strade. Adesso bisogna andare, perché tanto per prendere non ne vale la pena, bisogna trovare i giocatori giusti per risolvere il problema. Siamo alla ricerca, ripeto, di un attaccante, uno è arrivato già, che è Cabango, un attaccante, un centrocampista e un difensore. Però, come le ripeto, se sono i giocatori che vanno a caso nostro, altrimenti si resta così.